Siamo nel Santo Stefano? No, perché è il 27. Aspetta, se 22 minuti. Siamo al 27 dicembre, ragazzi. Auguri. Cioè, stavo aspettando. Siamo partiti dal 25, il 26 non esiste? No, no, perché è un video ogni due giorni. Ah, è furbo, vabbè, ma allora... Bisogna allungarla, scusami, La minestra, vabbè, Abbiamo detto che dobbiamo arrivare fino a San Valentino, arriviamo allora fino a San Valentino, veramente, ragazzi. L'anno prossimo. No, è sempre stato un video ogni due giorni, di solito, per... Magari vediamo stavolta, magari potrei farlo anche ogni giorno. Boh, devo capire. Secondo me, ragazzi, potremmo avere una strategia. Se uno di noi tiene la finestra da qua e facciamo conglomerare tutti i zombie. Sì, sì. Io guarda, ho la K21 e la RPK, quindi posso spammare quanto volete. Io ho un flashback del Vietnam, perché mi ricordi, Jumbo, una delle vecchissime partite che abbiamo fatto. Ed eravamo io, Deb, Chaz, forse c'era anche Jingle su Beirut, dove io sono rimasto per 8 parti del video in quella cazzo di finestra sotto su Beirut. Me lo ricordo bene. Guarda, sono un ragazzo onesto, mi prendo io la finestra, non ci sono problemi. Me lo ricordo molto bene quel video. Io mi ricordo che quel video lì è stato uno dei più divertenti, ma è anche il video dove ci sono in partita ma non ci sono nello stesso momento. Non si vede mai, sì. Ma non so se stavamo registrando, sì? Sì, abbiamo registrato, anche perché ci sono delle determinate battute che forse oggi nel 2023 sarebbero un po' banali. Sentiamo gli amici di YouTube, però, che non hanno mai chiuso il canale. Però lì c'è la battuta più bella che ha fatto Deb, che non è bannabile, che mi ricordo che era incazzato con te e ha detto, un giorno tu avrai una sorella. Una sorella, sì, me lo ricordo, sì. Era il giorno, una delle battute più belle, perché era Deb palesemente incazzato. Attento, Giambo, attento. Ci sono, fuggo. Tutti la Reagan, comunque. Oh, comunque, ragazzi, il nostro tecnico Luci Strunk sta perdendo nella sfida di chi va meno a terra. Ma no, è tra di volerla vincere. Ma non è... Di solito è Debe quello che la perde, comunque, quindi... Lei stia calmo, signor Mirko, che è un attimo che poi non ho parlato con l'ambasciatore australiano, mi ha detto tramite messaggio in codice che Debe ha detto che io delegavo la sua guarda pared, quindi per oggi sono il guarda pared. Trova la Reagan anche lui, ragazzi. Siamo tutti reganati? A quanto pare. Siamo tutti reganati, ci manca soltanto un bello Zeus che serve in questa mappa e le scimmie. Qualcuno ha le scimmie? No, sfortunatamente no. Ma io ancora non ho rifatto cassa. Dai. Vai Luca, vai Luca. È tempo. Ci sono i... È il momento esatto questo, vai con le scimmie o con lo Zeus, adesso. Eccolo, bellissimo. Bello, bello. Ma come si chiamava quella roba là, il Funfall? Funfall. Sentite, facciamo una curiosità. Facciamo che... No, perché sta morendo tutta la gente, vai. Facciamo un altro sondaggio, facciamoci un autosondaggio. Vai. Mi piaci, Giambo, perché tu sei l'uomo sondaggi. Sì, così do una scadenza nella mia testa che siamo un altro giorno. Allora, ci facciamo un sondaggio per noi. Cosa state facendo nella vita? Perché tutti quanti... Le ma sieghe. Che fine hanno fatto? Beh, quello sempre. Ma che tutti cosa si chiedono. Fine hanno fatto i convinti? Ma il signor Zombie Best dov'è? Ma Fra gioca ancora quel gioco di merda chiamato League of Legends? Completamente sì. Che non va tanto bene, ripeto. No, per niente. Giambo è stato truffato su Dota 2 perdendo tutti gli oggetti, 400 euro. Ma ecco, di oggetti. Jambu. No! Però, ci sollevo. Sì, so già, che stavo morendo. Sì, la risposta è sì. Sì, esatto. Ti ricordi che l'anno scorso, in questo periodo, tu ci raccontasti una tua disavventura? Oh, ovviamente. Grande Strunk, grazie. Tipo quella occorsa Strunk. Tipo quella, una tua disavventura riguardante, un attimo che tiriamo su Strunk, riguardante riguardante l'universo meta. Sì. Esatto, come è andata a finire? Allora, noi eravamo rimasti che stavi andando in causa con questi... Di Facebook, sì, meta, il gruppo meta. Oh, dietro, questi simpaticoni. Ah, ma posso aprire una parentesi? Sai a chi è capitata la stessa identica cosa? A Valerio Lundini.
noto comico. Che un giorno il tool manager mi ha contattato e mi ha detto: oi Luca, sapresti aggirare l'account Facebook di Lundini per scontro aggravio? Ma ci sono zombettini piccoli. Esatto. Allora, morale della favola, si è scoperto praticamente che io ero stato hackerato, quindi errore mio, nel senso che sono stato hackerato, ed erano stati pubblicati contenuti pornografici su Facebook. Facebook. Okay. Facebook mi ha disabilitato l'account, però cazzo, sono stato hackerato, insomma non è colpa mia, ho dimostrato che ero stato hackerato scaricando gli accessi dall'Argentina, dagli Stati Uniti. E il gruppo Meta mi ha riaperto tutti i profili Instagram, Giamo92, Facebook, Andrea Carriere. e me li ha ridati. Però il problema è che cazzo, ho fatto causa a Facebook, ma ci ho dovuto spendere 2500 euro tra una balla e l'altro degli avvocati. Però io tutto davvero convinto, me li sono fatti ridare. Ah, sei riuscito quindi anche a farti pagare le spese legali, ottimo. No, perché in Italia funziona che se vuoi farti risarcire e chiedere danni devi fare un'altra causa, non basta una causa, no, devi fare un'altra causa per chiedere danni. Quindi non hai recuperato i soldi comunque. Non ho voluto perché ho detto, senti, sì, boh, ormai è risolto, sì. Però vaffanculo, profilo di 10 anni, anzi 10, 14, 15 anni, Facebook, Instagram, eccetera, tutti i ricordi, le foto con voi. Quindi chiaro, niente. Basta, chiaro. Però... Bene, beh, l'importante è tutto bene quel che finisce convintamente bene. A Belluno. Esatto. Ma io perché sono fuori come uno stronzo a morire? Torna qui, ti copro io! Sì, sono tornato qui. Ero lì a pagare. Ormai eri già arrangiato praticamente. Signor Zombie, perché lei non sta andando a terra? Tu hai lo spasso adesso? Sì, ma me lo voglio cambiare perché è un po' non è tanto uno spasso quando è lo spasso. Ecco, ecco il drago con il piccolino. Il drago bellissimo comunque. Il drago da spammare non è malaccio. Comunque davvero. bene Jambu, che hai recuperato i tuoi social. E tu cosa fai, Mirko, adesso nella vita? Raccontaci, oltre l'influencer. L'influencers non più. Non sei più un influencer? Non più influencers, però, boh, lavoro come i comuni mortali. Godo. In ufficio. E ha trovato lo Zeus. Devi diventare la nuova Chiara Ferragni. No, ok, a Godo che... No, assolutamente, non mi metterò a vendere panettoni. Quasi lo Zeus. Potevi truffare i convinti vendendo i panettoni dei convinti, dicendo che andavano in beneficenza. Beh, ma vi ricordate, ragazzi, i convinti coins? Vero. Tu, Luca, ti ricordi i convinti coins? Voglia. Prima degli NFT. Prima degli NFT, ragazzi, c'erano i convinti coins che tu accumulavi seguendo le live su Twitch. Ma e con i convinti coins riuscivi a riscattare dei premi, e uno dei premi più riscattati era la cartolina firmata, quindi una cartolina con il logo Zombie Best firmata da tutti noi. Pericolo davanti. Enorme pericolo. Era una bella figatina comunque. Ci eravamo trovati tutti insieme per firmare 500 cartoline. Porca troia. 500 bellissimo. Sì, io avevo il pacco qua a casa. Adesso non so se ce l'ho ancora da qualche parte. Forse sì. Perché qualcuno era avanzato, ovviamente. Ragazzi, stiamo andando tosti comunque, Per non essere ancora riusciti ad aprire la porta sopra, direi di sì. Il tuo round si avvicina, Luca, comunque. Il tuo... cosa c'è? Qua sto avendo un attimo di problemi di connessione. Ragazzi, sopra cosa c'è? Scusate. sopra. Stacca l'internet parte. All'inizio del 17. È semplicemente l'altra parte, possiamo... Come c'è qualche facciamo? Vita? No, tanto quella lì. Peccato, ragazzi, che l'host sono io con la mia fantastica fibra FTTC 30 mega. Sì, potresti benissimo dossarmi. Ho 7 mega. Cosa? In up, Mirko, e 20 in down. Quindi. Mirko, come ogni anno di tradizione, ciao. Cosa hai fatto? Ho trovato lo Zeus. No, raga, sono a terra. Sapevo. Ragazzi, ce ne può avere solo uno, vero? Sì, è solo uno. Quindi c'è la Fra, ragazzi. Sì. Ragazzi, ovviamente, il solito sculato di turno. Francisco trova lo Zeus prima di tutti noi. E vabbè. Devo notare i punti di Fra. A me l'ho spammato. Ha spammato la cassa come non mai. Cioè, io ho 20.000 punti, avrei potuto anch'io effettivamente. Avresti potuto spammare, ma non l'hai fatto. No, non l'ho fatto perché ero distratto. Venga, c'è un dungeon. Rispondere.
E Fra, invece, cosa stai facendo di bello? Io invece, quest'anno, no? Il prossimo anno sarà l'ultimo anno in cui poi di università, scusate. Mi sto per lavorare anch'io. Anche tu diventa disoccupato. In giurisprudenza, in criminologia. Ottimo, ottimo Francesco, bravissimo. Allora Fra... Quindi, Ho seppellito. Se tu aspettami un anno, facevo io la causa a sto punto. Esatto, te la faceva gratis. Ho seppellito un cadavere, però ancora non mi hanno beccato. Qualora dovessero beccarmi, ti chiamo. Quando vuoi, peccato però che io, essendo che sto studiando criminologia, sono quello che ti processa, non quello che ti difende. Fra is the new Better Call Saul, no, niente. Better Call Fra. Allora mi dissocio, ma qualche soldino me lo prende, mi dissocio. Ma avete visto tutti Better Call Saul? Yeah. Molto bene. Niente spoiler. Quindi tolto l'università, che mi manca un annetto e sono a posto, poi solita roba, nerd qualche volta, notizia molto brutta, questa qua forse voi ve la ricordate, non l'ho mai detto nel video, i cucciolotti che avevo all'Egretto sono ormai andati da un po'. Come? I cucciolotti all'Egretto, ti ricordi? All'Egretto, sì. Sono morti. Oh! Sì, erano vecchiotti, quindi. Tra l'altro quando ho sentito, mannaggia, condoglianze... Quando ho sentito davvero i nomi, non so perché nella mia testa ho sentito per la prima volta un N-word. Okay. Come l'ha detto Fra. Sì, effettivamente. Vabbè. Però abbiamo salvato una cucciolotta che era stata abbandonata. Ovviamente a Palermo siamo sempre migliori a farci rispettare come abbandoniamo i cani. E ora ho un altro cucciolotto da un annetto che si chiama Lara, un amore. E quella cucciolotta ero io. È vero, Jumbo in realtà. Scusate, ragazzi. volevo dirvi che la coppia Jimbo Fra è finita per Jumbo Fra. Jumbo Fra. Francesco e da Francesco abbiamo Franci. E invece, a questo punto chiediamolo anche al tecnico delle luci, che se lo seguite su Instagram lui fa un sacco di figatine, Grazie. È sempre lì a smanettare. È lì a fare tour, robe. È il signor Enel, diciamo. Più o meno. Io, ho iniziato la magistrale, quindi ho detto basta, non voglio più lavorare perché ho già perso un anno, non voglio. Mi sento l'unico stronzo che non ha studiato un cazzo, nel senso, sono rimasto geometra e basta. In alto l'onore dei geometri. Tutti i laureati qua, vedete, convinti ragazzi, cioè sono intelligenti. Beh, diciamo, quando farò casa... Esatto, già. Casa. Non venire da me che te la faccio crollare. Però dettagli. Jambu. Ho dei momenti che me ne esco fuori così. E lei Jambu invece? Io sopravvivo. Sopravvivo. Io lavoro sempre. Anzi, in realtà no. Ecco, mi hanno appena cambiato di mansione. Sono diventato un commerciale. Per l'azienda per cui lavoro, quindi faccio il commerciale, il venditore. Mi hanno dato la macchina aziendale, vado in giro. Ho a che fare con i cantieri adesso. Quindi se trovate i cantieri, demolizioni, scavi, vi serve della sabbia, vi serve del calcestruzzo, chiamate Jumbo 92 che vi farà un ottimo preventivo. Posso essere sincero, è il miglior crossover della vita. Guarda, mi hai convinto, Jumbo. Mi hai assolutamente convinto. Io ti chiamerei. Visto. È il miglior crossover della vita. Io sono siciliano, mi servo. Sfruttare YouTube per pubblicizzare il proprio lavoro è una figata, effettivamente. Ma no, adesso parliamone. Parliamone. È quello che dovevi fare, Mirko. Parliamone, perché scusami, quanti TikToker con mollica o senza e bada come la fuma. Quanti TikToker, per esempio, comunque insomma, hanno sfruttato i social per far conoscere il proprio lavoro. Il proprio lavoro, brand. Arriviamo. Lost Frank Reagan sta complottando contro nella nostra partita. Vuole 20 euro, assolutamente. No, sta facendo il debe della situa, è normale. Quindi adesso, Mirko, la quota debe. Sponsorizzati su YouTube il tuo lavoro. Esatto, sponsorizza i bot Telegram dei canali di offerte su YouTube. Spoiler. Sì. Seguite il mio canale di offerte. No, Addi, mettiamo un hashtag Addi così sei anche coperto. Addi, e esatto, non facciamo come... Sì, che adesso è un casino.
Mannaggia. Prima video di Natale. È cambiato un casino YouTube da quando abbiamo iniziato noi, effettivamente. Eh sì. Assolutamente sì. In che anno è aperto il canale, Mirko? Abbiamo iniziato con i video, penso, fine 2011. Sì. Inizio 2012. Mi pare i primi easter egg fossero fine 2011, quindi parecchi anni. E c'è ancora gente che si lamenta. Io ho letto dei commenti nella zombata natalizia. Si sono lamentati una volta dell'easter egg di Trandis su Black Ops 2 perché ci dissero: non abbiamo mai attivato la corrente. Come cazzo fanno a saperlo? Io ancora non lo so. Ma alla fine il full gameplay su Moon è stato fatto. Il full gameplay su Moon? Non lo so. Moon l'abbiamo fatto su Moon. Sì, quello sì. Su Origins, forse. È quello su Origins che forse è rimasto a metà perché non... Boh, vabbè. Comunque io nel YouTube ogni tanto vado nella sezione dei miei video e trovo dei video caricati, quindi con i nomi... Sto per morire. Quindi con i nomi 1, 2, 3, 4 e mai pubblicati. Vedi che puoi farlo tornare a te. Il problema è quei video oggi sono accettabili. Bisognerebbe provare a guardarli, ma ci sono degli inediti, ragazzi, su YouTube che magari vi proporrò un giorno. Chi lo sa? Sto aspettando un po' di anni, vediamo. Su Vimeo, così non ti bannano. Io ancora lo ripeto ogni video, ancora. Dov'è che eravamo? Forse su Black Ops 2? Ai tempi in cui non è uscito quel video che avevamo fatto una challenge, tiro una scimmia fra. Vediamoci. Ah, tiro? Ok. Sì. Non era uscito. Di quale video? Scusami. Video era? Un video dove non era mai uscito su Black Ops 2, forse su Fattoria. Quello che ha fatto era il video più divertente della storia. E non è mai uscito. Perché non avevo registrato l'audio. Ma che sfida era? Cosa facevamo? Facevamo l'ostacoliamoci in inglese, mi pare. È vero, abbiamo fatto in inglese tutto. Lo ostacoliamoci in inglese, un round italiano, un round inglese. C'era Debe, Fra e tu, Giambo, forse? Sì, ce l'ho io. Faceva un ridere quel video, era una roba favolosa. Fabulosa. Dovrei provare a vedere se ce l'ho ancora da qualche parte. Che magari adesso con la... Con la I, magari si riesce a sistemare l'audio. Mi pare che fosse il mio microfono che era campionato, cioè era tipo sparato a palla. Però non so se ce l'ho ancora. No, non penso. Cioè c'era qualcosa che non andava con le voci comunque. Questi sono tutti i piccoli spoiler o desideri che probabilmente ora qualcuno veterano sui fan sta dicendo: oh mio Dio, ma allora vuol dire che stanno per tornare a pubblicare video all'infinito. Boh. Ragazzi, attenzione. Però a me piace quel video lì, cazzo. Devo provare a vedere se ce l'ho ancora qualche parte. Penso di no, però. Ma provo a vedere. Giusto per capire se con l'IA si può fare qualcosa. Ma te hai lo storico dei video, Mirko? Certo. Olè. Ho tipo il tera e mezzo di video sul NAS, ce l'ho. È una balestra, non ho i progetti, ma ho i video renderizzati. Aia. Arrivo. Sto cercando di arrivare a casa perché c'ho la balestra. In questo momento il balistico. Comunque abbiamo passato il round che Luca dava come... No, non me ne sono accorto, ragazzi. Signori, 20 euro. L'abbiamo appena vinto. Dovevi far partire il dossing prima, Luca. Vabbè, mannaggia.